Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, proprio accanto all'ingresso liturgico della chiesa grande di San Pio. Qui per raccontarvi la storia di Carla, che ci ha scritto all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Definisce Padre Pio guardiano delle nostre anime. In realtà è così, perché la sua conversione, che è partita proprio negli anni 96-99, quando lei non era molto credente, non aveva molto tempo per dedicare alla vita dei santi, non aveva molto tempo da dedicare a Dio. Poi comincia a studiare scienze agrarie, scrive all'epoca, e quindi la creazione, tutto troppo perfetto, la vita non poteva essere venuta al mondo per caso, senza che nessuno l'avesse pensata così perfetta. Insomma, comincia a cambiare questo suo modo di pensare, ecco, comincia un po' ad avvicinarsi a Dio. Era fidanzata, delusione d'amore, cade in depressione. Ecco, stare in solitudine, somatizzare malattie prima sconosciute, gli studi andavano a fatica, una meningite, ricoverata in ospedale. 45 kg, pensava fosse la fine. Agosto 1996, durante la malattia trova un'immagine di Padre Pio dove c'è scritto: prega e spera, non agitarti, l'agitazione non giova a nulla e Dio è misericordioso, ascolterà la tua preghiera. Fu come acqua nel deserto, si aggrappò a questa immagine, iniziò a pregare, raccontare a Padre Pio tutta la sua storia, la sua vita, la paura della morte, della solitudine, della depressione. Ecco, dopo un periodo di degenza in ospedale, ritorna di nuovo a respirare, a vivere, torna di nuovo a studiare. Aprile 97, insieme ai suoi amici, fa un viaggio in Austria. Lei ha la passione, credo anche adesso, forse sicuramente il suo hobby è la fotografia, e all'epoca aveva una Nikon AF601, per chi se ne intende. All'epoca bisognava andare a sviluppare il rullino di tutte queste foto. Ecco, sviluppando il rullino del viaggio fatto in Austria, le venne consegnata insieme a tutto il pacchetto anche un'immagine strana, che vediamo in questo istante. Ecco, si tratta di un'immagine, come vediamo, particolare. Ritorna dal negoziante, la fotografa ci scrive: sorpresa, mi disse che la foto apparteneva al mio rullino, ma era molto sorpresa perché la foto era stata scattata ed era stata fatta quindi in una parte del rullino dove risulta impossibile fare foto. Si tratta del primo fotogramma targato XXA, che serviva per far aderire la pellicola alla macchina fotografica, e solitamente è rovinato perché è esposto alla luce. La sua foto, che come vediamo, dell'Immacolata vestita di sole, una luna sotto i piedi, gli angeli a farle festa, si trovava proprio lì dove nessun fotografo potrebbe mai scattare foto. Racconta questo episodio ai suoi compagni di viaggio, tutti senza parola, non erano mai entrati in una chiesa, eppure quella foto era lì. Un amico di famiglia, Vittorio, molto credente, rimase colpito da questo evento, ma nessuno sapeva dove fosse quel posto. E allora fu Carla che fece una sorta di piccola preghiera a Padre Pio. Ecco, rivolgendosi a Padre Pio scrive: sapete benissimo che non sono mai stata, non sono stata io a scattare quella foto, nel caso fosse dipeso da voi fatemi sapere dove sta questo posto, cosa significa. E poi concluse la preghiera dicendo: se fosse iniziativa di Dio non me ne devo preoccupare, prima o poi me lo dirà, altrimenti la storia finisce qui. Passano dei mesi, Pasqua 98, Vittorio, l'amico di famiglia, un po' imbarazzato, un po' prevenuto, la chiama e le dice che quel luogo è la chiesa della Natività di Betlemme, perché ritornato da un viaggio in Terra Santa, lui andò in questa chiesa di Santa Caterina a Betlemme e vide questo altare. Bene, si confronta con gli amici in casa, lei era una studentessa universitaria, studenti che dopo anni di latitanza ritornano in chiesa più spesso. Io per prima, scriva rapita di contentezza e di paura, iniziai a capire tutta questa catena di eventi che accompagnavano la mia vita. Allora vuole andare in Terra Santa a vedere effettivamente questo luogo dove si trova e anche pregare sulla tomba di Gesù. Sta di fatto che lei parte per questo viaggio in Terra Santa. Il 24 dicembre del 99 era nella chiesa di Santa Caterina a Betlemme. Arrivò quel giorno, entrai a passo deciso nella chiesa di Santa Caterina intorno all'ora di pranzo. Giornalisti e cameraman da tutto il mondo, che pellegrini di tutte le nazionalità, perché non sapevo che quella sera stessa si sarebbe anche celebrata una santa messa
dell'apertura del giubileo anche a Betlemme. Quindi arrivai di fronte alla nicchia, guardai finalmente quella statua, quell'altare, era lei, tutto combaciava perfettamente, guardavo la foto in originale. Cosa mi accadde? Ma ad un tratto mi passò la vita come un fotogramma ed ebbi proprio la sensazione che qualcuno mi tolse le squame dagli occhi, come San Paolo folgorato nella via di Damasco. Avevo capito, avevo toccato con mano la presenza, la potenza di Dio. È il Dio dell'abbondanza, tutto può creare, prende iniziative, agisce fuori dagli schemi, invade ma non è invadente. Il suo silenzio è talmente potente da sovrastare e far tacere il chiasso umano. Può girare la vita delle persone come un calzino, da rovescio a diritto, in un solo colpo, ed è padrone degli eventi e del tempo. Non esiste fretta e non esiste ritardo per lui. Ci racconta che non sa quanto tempo è rimasta lì, però poi a un certo punto doveva andar via. Però a questo punto lei dice, San Pio, Gesù, Maria, mi avete invitato con un biglietto da visita speciale 2 anni fa e stasera non rimango a messa per l'apertura del giubileo. Allora a questo punto lei si gira, si volta, vide un frate e quasi implorandolo gli chiede la possibilità di stare, di partecipare alla messa serale. Beh, questo frate, un'altra coincidenza. Chissà, dalla sua pettorina tira fuori 9 biglietti che sono, saranno utili per i nove amici che erano con lei in questo viaggio e per partecipare alla Santa Messa del Giubileo. La domanda fu spontanea, dove c'erano tutti i diplomatici, fu un importante evento, ci racconta. La domanda fu spontanea. Sì, ma io qui cosa ci faccio? Mi avete chiamato 2 anni fa ed ora mi ritrovo qui il giorno del compleanno di Gesù a festeggiarlo dopo quasi 2000 anni, invitata con un permesso speciale da sua madre, in mezzo a tutti questi capi di Stato, diplomatici. E perché io che cosa c'entro? La risposta, scrive, è ancora in corso. Termina così la sua mail, però ci scrive ancora. Dio e il suo compagno di lavoro, Padre Pio, rispondono fuori dagli schemi, ci fanno vivere le loro risposte. Alle volte le loro risposte possono durare anni attraverso gli eventi della vita. Ho ricevuto la risposta di non aver superato un concorso straordinario per la docenza nelle scuole, ma di essere stata chiamata a servire inaspettatamente, con mia grande sorpresa, all'ONU. Con un contratto imminente. Quindi queste sono le sorprese di Dio. Grazie Carla per la tua testimonianza.